La rivoltella, con l'altra mano piglio la sciabola e con l'altra mano il fucile. E quante mani? Boh, è giallo. E così
E così vedo che Bruno. E così Bruno. E così Bruno. Sì, ho capito. Voi vorreste sapere il perché io non mi leggo questo libro nel mio proprio letto, comodamente, squacoracchiato, dopo un'onesta giornata di lavoro. Del resto, come sarebbe mio dritto? Se la vi. Perché secondo voi un uomo sposato, dico sposato, ha il diritto di poter leggere un libro nel proprio letto così impunemente? Eh? Come? Che? Più forte, più forte. Ma mi facciano il piacere, se ne vadino. Uno dice, quello è il capo di famiglia, alla sera torna a casa stanco, sgobba tutto il giorno, poveretto. La moglie, oh caro, sei tornato, sei stanco, è tanto stanco, povero amore, eh? Invece di andare al cinema, preferisci leggerti un bel libro a letto? Sì, sì, tesoro. Mi piacerebbe a voi mariti che le vostre mogli parlassero in tal modo o in tal guisa, tanto è lo stesso. E invece adesso vi faccio vedere io che cosa mi sarebbe capitato a me meschino se vi fossi azzardato leggere questo libro in camera. Lo vogliamo sapere? Lo vogliamo sapere? Vabbè. Dopo il solito e diplomatico buonanotte, tesoro. Buonanotte, panzarotto d'oro. La spegni sì o no, sta luce? Scusa, cara, è un libro giallo, è molto interessante, abbi pazienza, eh? Lo sai che è tardi? Lo so, voltati un momento da quella parte, abbi pazienza. Ma che leggi? Oh, santa pazienza, vedi, cara? Ah, La vendetta del cadavere, l'ho letta anch'io. Per non farti perdere tempo te lo racconto, è stato il giardiniere l'assassino. Quando uno di un libro giallo sa già in partenza che l'assassino è meglio che lo butta. Che? Eh? Sì, voi mi potete dire, ma è possibile che un uomo deve proprio leggere a letto? Non ci sono altri posti, altri luoghi, altri momenti? Deve leggere proprio in soffitta, all'aviaccio? Che? No. Non ci siamo capiti. Ce l'ho contro le donne, per carità, tutt'altro, anzi. Però, se avete un momento di tempo, voglio dimostrarvi esse che cosa sono. Due punti, inopportune, prepotenti, malinconiche, incosciente, maligne, superficiali, egoiste, invidiose, noiose, esose, sì, dico esose, che vi amareggiano per i 4 giorni che vi restano da campare. Un momento. Pensate che le più recenti statistiche stabiliscono il rapporto fra l'uomo e la donna di 4-1. Voi capite? Per ogni 4 donne, un solo uomo. 4-1. Vi ci sapete mettere? Vi ci sapete mettere? Vi ci sapete mettere? La verità è che fin dalla nascita l'uomo è ossessionato dalle donne. La verità è che l'uomo, fin da quando nasce, è ossessionato dalla donna. Ha voglia da piccolo a farsi scrivere sul bavagliuolo. Non mi baciate. Le solite signore di passaggio non rinunceranno ad assaltarlo ferocemente con le più terribili armi in loro possesso. I bacioni e i ganascini. E dopo essere stato amareggiato dalle governanti,
dalle compagne di banco che non gli vogliono far copiare il compito e dalle zie che lo portano al caffè per parlare dei fatti loro. Tra parentesi, e appunto in quegli interminabili pomeriggi passati con le zie che l'uomo, per ammazzare il tempo, scopre che le dita si possono mettere anche nel naso. L'uomo diventa adulto per essere ossessionato dalle spacciatrici di medaglietti di beneficenza, dalle centraliniste che invece di rispondergli leggono romanzi d'amore a fumetti, e quando al mattino va al lavoro da quelle maledette che intrampa a cavallo le gambe fino là, sì, dico fino là, come se fossero due arti che non le riguardano, e poi, se il povero uomo guarda, si offendono pure, hai capito? Io poi, anche nel mio lavoro, sono a stretto contatto con le mie naturali nemiche. Sono infatti commesso in un negozio di storie. E regolarmente mi capita la compratrice che pretende che il negoziante capisca solo ciò che essa vuole e che essa stessa non sa. Buongiorno, signora. Buongiorno. Desidera? Hanno del crepe chaussette? Crepe chaussette? Senz'altro, signora. Bene, no, senta, scusi. Dica. No, io penso che in fondo sia meglio il satin, no? Come vuole, satin. Sì. Se, e lo chiffon? Ah, forse meglio lo chiffon, no? Pure lo chiffon, prendo lo chiffon. Ecco. Senz'altro, signora. Sì. Allora del file. Del file. Sì, e non trova che mi sia meglio? Sì, infatti il file è una stoffa meravigliosa, una stoffa pesante, una stoffa che veste. Sì. Subito, signore. Oh, e di che colore lo vorrebbe questo file? Rosso. Rosso? Mm. Sì. Senz'altro. Sì, perché trova che mi sta bene il rosso, no? Per pacco, ecco. Lei il rosso le dona. Difatti, appena l'ho vista, ho detto a quella signora, il rosso lo deve molto donare. Aspetti un momento, Rosso. Ma non un rosso rosso. Un bel rosso verde. No, un rosso un po', come si dice? Un punto di rosso vescovo. No. Rosso cardinale. No. Rosso papa. Ma no. E che rosso vuole? Un rosso, vede, che dà un po' sul viola, ma non un viola viola. Un viola che dà un po' sul blu, ha capito? Un violino. Sì, dico violino per dire un viola chiaro, ecco. Vede, signora, noi qui abbiamo tutta la gamma dei viola. Viola violoncello. No. Viola controbasso. No. Ah, Violetta mamma. Come? Violetta mammola. Ah. Violetta mammola. No, non ci siamo. Vedi, io volevo quel colore. Sa, quel colore. Quel colore. Colore cielo al tramonto. Tramonto romano. Rosso pincio. No, è dal pincio da sul pigio. Che vero, che stupido, il pincio da sul pincio, sì. Un po' fin qua, verso Trinità dei Monti. Oppure quel rosso che si vede da via Capo le Case. Ecco. Verso il Lusco e il Brusco. Le 5:30. Esatto. Ce l'ha? No. E allora non avete niente? Come non abbiamo niente? Signora, guardi come parla. I grandi magazzini nazionali a Roma hanno tutto, sono quelli più forniti. Si dia un'occhiata in giro e guardi la roba che c'è. Ecco, invece quello che chiedo io non c'è, assolutamente. Non c'è? Ma io volevo un colore più caldo. Un colore più caldo? Abbiamo il colore del rosifone, va bene? Ecco, è una risposta questa, ma non faccio tanto lo spiritoso. Se vuole il colore caldo, dove lo fa? Ma no, non ci siamo assolutamente. Vediamo un po'. Ha niente di operato? Come diceva? Ha niente di operato? Un mio cugino, si è fatto l'appendicite. È una risposta questa, è una risposta. Io a suo posto, per favore. E ora che mi sto facendo vedere la cosa? Accadente. Non lo so, chiedo una cosa, non c'è, chiedo un'altra, non c'è, un colore, non c'è. Ma veramente io, la signora... Lei deve servire la signora nel migliore dei modi, ecco. E con tutta la merce che abbiamo a disposizione. Ah. Sì, e poi faccia anche presto. Sì, scusi, bravo, signora. Bravo, ha visto? Scusi, signora. Mi faccia vedere quell'altro più là. Ecco, quella lì, sì. Un momento. Oi. Un momento. Ah, finalmente ho trovato. Sono contento, signora. Grande, prendo un campioncino e la porto alla mia sarta. Faccia il suo favore, signora. Ecco qua. Buongiorno. Buongiorno, signora, arrivederla. E grazie,
signore, ha trovato ciò che cercava? Sì, signore, signor direttore. Ha trovato tutto quello che voleva. Ha preso un campione di stoffa nera. Ma lei che fa in questo stato? Sono cascata da sopra. Cosa vuole? Oddio. Oddio, la giacca. Ma tagliate l'indumento. Signora! No, questo fanno le donne per prendersi uno straccetto di stoffa. Figuratevi che cosa sono capace di fare per prendersi uno straccetto di marito. Cosa tremenda. A proposito di questo argomento, giusto un anno fa, rincasavo, anzi ricordo che al portone incontrai il mio vicino ragionier Carlini. Grazie. Cavaliere Greggio, come va? Carissimo ragioniere, come va? Non c'è male, grazie. E la signora? Come mia moglie? Sta bene. E la sua? Bene. Sì. Stanno bene, sta. Oh, e che vuoi fare? Cosa legge di bello, cavaliere? Giallo. I libri giallo mi interessano moltissimo. Tutta roba gialla. La moglie. La moglie impiccata. Ah. Che titolo meraviglioso. Lei capisce quanta volontà c'è in questo titolo? La moglie impiccata. E lei? Ah, no, io leggo solo i giornali. A me interessano le cronache nere. Oggi specialmente c'è il processo a quel tale, sa? Quale? Quello di Londra, quello che ammazzava le donne con la scure. Ah, sì, quel poveraccio. Ecco. Lo hanno assolto? Ancora non si sa niente. Speriamo bene. Mi dispiacerebbe, povero figlio. Oh, speriamo bene. Vede, ragioniere, a me questa gente, insomma, che li chiamano mostri, in fondo mi ispirano una tenerezza, perché... Sì. Comunque, se lo condannassero sarebbe una vera ingiustizia. Sì, un'ingiustizia, sì. Io gli darei o la totale, o la parziale, o la semi. La semi cosa? La semi infermità mentale. Ah, sì, capisco. Comunque, caro ragioniere, io oggi delle donne della mia famiglia non ho nulla da temere. No. E come mai? Il conto della sarta l'ho pagato. Il tavolo per la canasta l'ho comprato. Ah. Ho comprato anche una pellicetta a mia figlia. È una settimana che non butto la cena da per terra e quindi non ho nessuna spiacevole sorpresa che mi attende. Già. Caro ragioniere, io sono in una botta di ferro. Dove? In una botta di ferro. Ah, capisco. Beato lei. Arrivederci, ragioniere. Oh, auguri tanti. Grazie. Altrettanto. Oh, meno male che sei arrivato. Avanti, spogliati subito e mettiti a letto. Letto? E perché? Perché stai male. Ma che sei pazzo? Sì, papà, sei ammalato. Ma ti devo mettere a letto. Malata sarei lì. Avanti, non mi fa perdere tempo. Ma cos'è? Dovevi fare indecente. Ma sì, signore cavaliere, dovete fare l'indecente dentro a letto. Ma come c'è una persona seria, faccio l'indecente. Ma scherziamo, facciamo sul serio. Ma che fai? Era successo questo. Mia figlia aveva fatto conoscenza con un medico maturo. Oddio, maturotto. Ma un buonissimo partito, in fondo. E per attirarlo in casa bisognava che qualcuno si fingesse ammalato. Dottore, no, le volevo... Taccia. Per piacere. C'è soffio. Soffio? Sì. C'era lo spiffio di qualche finestra. L'ho sempre detto che in questa casa dobbiamo stare sempre con le finestre spalancate. No, non scherzi, che c'è soffio, che il cuore non va. Ma come non va? Il petto... Il petto? Petto, che torace. Un cucchiaio, per piacere. Ha visto come è stata pronta a darle il cucchiaio? E la nostra Mirella ha una vera passione per l'arte medica. Ma quale altro? Carina, ma molto, molto carina. Prego. Prego. Ti giri. Grazie. No. Ma è pulito? Sì, faccio letto, sì, lasci fare, per piacere. Io sento l'odore. Apre la bocca. Se parla. L'avrò qui. Parla. L'avrò qui. E dove? Lì. No, domandalo. Fin da piccola si interessava all'arte medica. Ah sì, non immaginavo. Sai, la mamma esagera. Sì. Stai fermo. Stia fermo, scusa. Sapesse come fa bene gli impiastri. Anni fa. Ne fa molti, Ne faccio tanti. È finita. Come? Cosa? Parli chiaro.
La lingua alle tonsille! La lingua alle tonsille, ah, perché sono malate! Le tonsille sono malate! E il cuore? Come? Il cuore? Che cosa c'ha il cuore, dottore? Dico, il cuore è il petto. Il petto è malato. È malato, insomma, insomma, tutto come ho detto prima, ha tutto malato respiratorio. Dottore, non che ha bisogno di una pura cura di costituente. Noi ci fidiamo di lei, innanzitutto, dottore. Innanzitutto, vero, mi si dimano, tratta, vero, della circolazione sanguigna. Ma è grave. Della circolazione sanguigna. Quello che lei mi deve dire, se è grave. Ma anche prima. Ma che fa questo? No, no, chiamavo, dottore. Dicevo, è grave. Sì, l'ho detto a lei, che è molto grave, è molto grave. Bisogna che si È grave. Sono grave. È grave. Io possiamo morire da un momento all'altro. Ehi, voi siete moribondo? Sì, io sono moribondo e voi mi scompisciate. Io posso morire da un momento all'altro e voi mi scompisciate. Dottore, io non voglio morire. Bisogna fare qualcosa. Bisogna fare qualche cosa. Io non voglio morire. Stai calmo, non muore, ma abbiamo fatto per questo per il mio. Dottore! Ma che fa comice? Dottore! Non voglio morire! Bisogna fare qualche cosa! Delle iniezioni! Te le farò Mirella! Sì, tanto brava, Mirella! Ma che stai, vai! Le fa! No. Che adesso le sì! Tanto bello! No! Purtroppo, io sapevo che mia figlia non aveva mai fatto un'iniezione in vita sua. Dottore, se lei mi guarda così mi intimidisce. Le faccio soggezione? Un pochino. Sa, chissà quante ragazze conosce che sanno fare bene le iniezioni. Oh, che significa? Lei mi piace comunque, anche se le fa male. Anche se mi si rompe la godetta. E che importanza ha? Ma come che importanza? No, no, ma come che importanza ha? Incide, no. Ma come si rompe la godetta? Che importanza ha? No, intendo che si può togliere. Oh, la vogliamo fare questa iniezione o no? A tre ore. Io sono in aspettativa. Sì, giusto. Chiacchierano come se stessero in un salotto oppure affacciato a un balcone. Ma sì, papà, è pronto. Ecco, il massaggio, pronto. Il massaggio. Ecco. Pronto? Pronto. Chi è che parla? Ah, lei, dottore. E cosa vuole il dottore? E cosa vuole? Sono stato chiamato. Ma da chi è stato chiamato? Da loro, non da me. Calma. Pronto. Andiamo. Pronto. Pronto, papà. Dottore, non mi faccia così che mi fa ridere. Dottore, non la faccia ridere. Coraggio. Via. Brava. E fu così che mia figlia si fidanzò. È una data fatidica. E ancora oggi ne porto in me un profondissimo ricordo. Hai capito? Che stupido. Dimenticavo di accendere il lumicino al mio protettore. Permesso. Landru. Il mio protettore. Landru. Questo sì che uomo. Avrà messo nel forno perlomeno una dozzina di donne. Ma schiaccio! Chiamalo Fess. Che gioia qui, sulla soffitta, poter buttare la cenere per terra. Ah, mi sfogo. Oh, senza portacenere. Già perché giù a casa questo non l'avrei potuto fare, non lo posso fare, mia moglie non me lo permette, non me lo permette. E non me lo permette. Lo so, voi potreste dirmi, perché tu sei stato io là da sposare quella donna, viceversa, se tu ne avessi sposato un'altra, questo non ti sarebbe successo, e chi lo sa? Io prima di sposare con mia moglie ero fidanzata con un'altra ragazza, una certa Antonietta, ma... Oh! Ve la faccio vedere. Qui c'ho tutto nascosto. C'ho le fotografie,
Hai visto? Ah, oh, muscio. Oh, perché alle volte, sa. Antonietta, Antonietta, eccola qui. Antonietta, eh? Eh? Io già lo so quello che mi sarebbe successo se mi fossi coniugato con Antonietta. Certamente, l'avrei portata in viaggio di nozze in qualche paesetto un po' fuori mano, ma nello stesso tempo un paesetto allegro, magari di quelli dove la gente va anche in villeggiatura. Ma sarei incappato di sicuro in quei maledetti tipi che oggi si trovano dappertutto e che a un certo punto della serata dicono: signori, l'atteso momento della serata è arrivato. Tra pochi minuti su questa pedana sarà eletta Miss Monte Porzio, titolo indispensabile per partecipare all'elezione di Miss Montepulciano, che a sua volta è indispensabile per partecipare all'elezione di Miss Montecatini. Perciò si pregano le signorine qui in sala di accomodarsi sulla pedana. Il concorso è aperto, signorina, lei per cortesia vuole alzarsi, grazie. Anche lei, signorina, grazie tante, grazie tante, grazie. E loro che sono così graziose vogliono accomodarsi, grazie tanto, lei porta la sia cortesia. Grazie tante. Attenzione, signori, adesso andiamo a scoprire qualche cosa di molto interessante. Eccoci qua, eh? E ditemi, volete partecipare a questo nostro concorso di bellezza? Concorso di bellezza? Io? No, grazie. Veda, io non amo ostentazioni. Il suo è un pensiero molto gentile, io la ringrazio, ma non sono un esibizionista. Comunque, cosa vuole? Il mio è un dono di natura. Ora... Buona! Buonissima! Avete sentito come si ricorda, signore? Sì, sì. Sì, ma io non volevo dire a lei. Io alludevo alla signorina. Vuole partecipare lei a questo concorso, eh? Che ne dici, Filippo? Ma che sei pazza? Andare lassù a fare la stupida? Ci mancherebbe altro. Veda, la signorina è signora perché ci siamo sposati teste oggi. Bravo. Meglio, molto meglio. Vuol dire che allora il matrimonio non è stato consumato. E se il matrimonio non è stato consumato, vuol dire che la signorina è illibata. E appunto per questo. Se la signorina è illibata e c'è qualcuno che deve deliparla, questi sono io che sono il marito. Andiamo via. Ma che male sono questi? Ma questo significa essere pirati. Questi sono pirati. Naturalmente Antonietta sarebbe diventata Miss Monteporzio e le avrebbero fatto subito interpretare l'inevitabile figlio. 231 prima, passione carnale. Azione! Tuo fratello è partito a cavallo. Siamo soli. Ti desidero. Ma come, perché? Come? Il film si chiama Passione Carnale! E un è sta passione, un è! Che io non la vedo, un è! Oh, santazzo, ma come mannavo a chi sto davanti oggi? Guarda, tu arrivi da là, eh? Mi sono spiegato. Vedi questo gran pezzo di figliola? E se c'è di stare a tu malora? A tu malora? A pesce, mi sono spiegato, a pesce, così. La chiappi, la retrini il viso, così, la testa. E poi ti siete. Mi sono spiegato. Non vedi che sventola, andava l'anno dopo. Ha vinto 4-5 concorsi di Miss. La virai con quei presciutti. Come ti permetti di dire queste cose? Maleducato, ignorante che non sia. E che? Come può ignorante? Esce una moda di esprimersi. È una cosetta che? Come è una cosetta? Silenzio! Me la chiamo Cosetta! Su, Filippo, fai il buonino.
Sì, che a fare la bolona ci pensa lei. Ma scalzone farabutto. Ripeti quello che hai detto. Ma che cazzinezzo! Ma allora quando parlo io parlo un cretino! Sì, signora. Come sì, signora? Dai, buono, Filippo, cosa fai Pucci a fare il bisognino? È caro, sii gentile. Copriti quel pezzo. Ci mancava pure il cinematografo. E quando alla sera io con la mia mogliettina diventata diva mi fossi ritirato nel nostro nido. E allora tu cosa gli hai detto? Dunque, gli ho detto: ma le pare che dopo il successo di Passione Carnale io possa interpretare un film a meno di 20 milioni? Ho fatto bene. Hai fatto benissimo. Ma sbrighi di venire a letto, figliola mia. È l'unica sera tranquilla che abbiamo. Non si vive di soli milioni. La biologia vuole anche la sua parte, no? Ma che impazienza! Ma come impazienza? Mi dici impazienza? Ma allora perché sposa, scusa? Uno sposa così, in contumacia, con la latitanza. Ma sì, sta calmo, eccomi! Sì. Ma che ti prende adesso? Oddio, chi è il dottor Balanzoni? Ma dico, sì. E cosa ti sei messo in faccia? Crema e foglie di lattuga. E chi c'ha la testa? Me l'ha consigliato la ragazza di Isabel Carne. E qui nel petto che c'hai? I giornali? Ma no, è una cura olandese per non far diradare la pelle. Ma ti sei guardato nello specchio? Ti sei guardato nello specchio? Tu sembri Ettore Firamosca, con la corazza. Gente, io vado a letto con Ettore Firamosca, alla mia età. Hai capito che qui da che ci siamo sposati non è successo niente? Ma non lo capisci che lo faccio per curare la mia bellezza che ci frutta tanti milioni? Ah sì. Ah, sì. E adesso cosa fa? Yoga, cura tibetana di riposo per il corpo. A noi. Ranziette per Ettore Firamosca. Ma a letto col morto, io non ci sto. Che? Nemmeno se mi ammazzano. Per carità. A letto col decesso, ma nemmeno per sogno. Ah, aria. Già, oppure con una moglie così avrei finito prima o poi per dedicarmi alla cameriera. Cameriere bisogna stare attenti, sa? Il loro più grave inconveniente è che rispondono al telefono senza capire il nome della persona che telefona. State a sentire, per esempio, quello che mi è successo non più tardi di 15 giorni fa con la mia cameriera Carolina. Carabella? No. Alto Belli? No. Cesari? Finocchioni? Infatti Finocchioni deve mandare una partita di finocchi dall'America, cioè no. Dall'Australia. No, non era lui. Non era lui? Sarebbe un nome lungo. Come è Bo. E poi è lungo. Bo è lungo. Avessi detto 20 miglia. Ma sì, dice 20 miglia a lungo. Bo sono due lettere. No, aspetta. Oh. Veramente non mi ricordo troppo bene. Che ti ciacherei un occhio. Non ti ricordi troppo bene, tu non ti ricordi affatto! Affatto ti ricordi! Almeno si può sapere se era maschio, se era femmina, cos'è? Ma che ne so io? Come che ne so io? Che al telefono si vede! Ma non si vede, ma si sente, no? La voce acustica dell'individuo, se è femmina o se è maschio. Però mi ricordi che parlava, ha detto un sacco di cose. Ma sì, io ti direi una cosa sola a te, una cosa sola, non te la posso dire perché tu... Sai cosa ti dico? Comunque, che il telefono non si tocca! Il telefono è cacca! E ti tocca il telefono, muore, va all'inferno e ti metti il microfono di fuoco in bocca. Hai capito adesso? Ma quando suono io che te posso... Lo lasci suonare! Hai capito? Solo la signora deve suonare il telefono! Ma la signora non ti stava! E tu qua, se vuoi parlare, devi avere il sacrosanto dovere di ricordarti il nome dell'onomastico della persona in cui a noi si telefona! Hai capito? Cavaliere, voi mi stonate la casa! Tu mi fai commettere un infanteschicidio! Aspettate, io non mi ricordo! Si chiamava? Come si chiamava? Si chiamava? Te lo dico io! Si chiamava Bombola! Che si chiamava? Si chiamava Bombolo! No. Si chiamava Bombolo, no. Va bene! No! Allora sì, era uno che ha detto che lui, la fara
Calderone ci va bene, è che lo vuole confinare subito. Ah, 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 già, mandiamo il melone al confino, mandiamo il melone al confino. Voi sentite, il melone al confino. Sì, e allora gli dia telefonato forse, scelba? Sì, proprio lui. Ha telefonato lui? Sì, signore. Oppure poco. E chi gli ha dato il mio indirizzo? Ma, oppure poco. Come l'ha detto proprio, scelba? Sì, signore, ve l'ho detto, Elda. Elda? Ma allora è un uomo o una donna? È una donna, però teneva la voce di uomo. Voce di uomo? Ah! Invece di confinare. Sì, signore. Parla! Sì, io cosa vi ho detto prima, no? La senti. Si tratta dell'affare del milione, di combinare l'affare degli orologi. Oddio. Si vede che qualcuno ha saputo l'affare dell'orologio e avrà telefonato qua. E allora perché tu non lo richiami, scusa? E come lo richiami? Se sarà smemorata di Collegno, non si ricorda. Aspetta non un momento. Non si ricorda. Siediti qui, guarda. Sì, da brava, cerca di ricordarlo. Ma perché non ti ricordi? Ma com'è possibile? Ma tu mi vuoi nominare a me? Adesso, ricordati, un milione si tratta. Secondo me per cento. Aspetta un momento, lei è brava, lei ti ricorda, vero che ti ricordi? Sì, è che ti ricordo. Scartafaccio, forse. Scartafaccio! Sì. Eugenio! Eugenio Scartafaccio! Hai visto che ti ricordo? E tanto ci voleva! Eugenio Scartafaccio! No, non è possibile! Eugenio Scartafaccio, sono 2 anni che è morto! Oddio, era lo spirito suo! Ma che spirito! Non è possibile. Ricordati bene. Adesso si ricorda. Scartafaccio, no. No. De Matteis. No. Pasqualini. No. Giacobetti. No. Zanobetti. No. De Marchis. No. De Frosi. No. Salviatti. No. Servatti. No. Salmatti. No. Togliatti. No. De Cornini. Garibaldi! No! Nenni! Oddio! Deve essere lui! Sì! Quello del milione! Eccomi! Pronto? Chi parla? Buongiorno! Ah, è lei? È lei, commendatore? Grazie! È lei che mi ha telefonato di Anzio? Scusi, Sì, va bene. È quello degli orologi. Pronto? Sì, allora fare fatto. Comunque. Sì. Grazie, commendatore. Come? Ha cambiato casa? E vuol darmi per cortesia il suo nuovo numero di telefono? Così me lo segno? Me lo segno segnandolo, insomma, sì. Sì, è chiaro. Scusi, cerco la matita. Ho fatto i conti, e allora c'è in cucina. Disgraziati. Pronto? Sì, che adesso scrivo.
Commendatore, eccomi. Vuol dirlo per cortesia? Vuol dirmelo? Sì. 8, 7, 1, 4, 4, 9. Grazie, commendatore. Grazie. Esegue. Esegue distinte. Di nuovo esegue. Grazie. Buongiorno. Ah, meno male. Meno male. Tutte e due a posto. Sono contente, cavalli. Sei salva. Allora, di un po'. Ma come non hai segnato? No, adesso lo segno. Dunque, come hai detto? 8, 5, 7? Posso. Ma non te lo ricordi, mamma 8. Mia. Ricordatevi, cavalli. 8, me lo ricordo. 8, 5, 4. Come 4? No, 7, 9, 8, 3, 8, 7, 8, 7, 5, 5, 7, 9, 10, 40, 50, un accidente che mi spacca a te! Che stiate incominciando a capire le ragioni per cui ogni uomo che voglia sopravvivere alle quotidiane lotte con la propria nemica debba fare come me, cioè sofisticarsi. Chiaro? Questo è il punto. Sofisticarsi. Uomini di genere maschile contro il logorio della donna moderna, sofitizzatevi. Sofitizzatevi. Che pace, che tranquillità. A quest'ora le nemiche sono andate a dormire. Il barone dopo morto montò in bicicletta e giù per la... Oh già? Ah, bella. Per un accidente, questa è la soffitta. Sì, come soffitta, è bella. Ma sì? Bella casa. Piuttosto lei, cosa fa vestito da scarafaggio? No, è per la fontana. Per la fontana giù in cortile. E che c'entra la fontana giù in cortile? C'è l'acqua della fontana, no? E chi ci deve? Ci si casca, ci si bagna. Io ieri sera ci sono caduto, mi sono bagnato. Allora, questa sera io mi sono impermeabilizzato, ho messo l'impermeabile per la cuffia. Impermeabilizzato, eh? Per l'acqua. Impermeabilizzato, eh? Oh, ma dico io, di rotte su questo soffitto dove c'è tutta roba vecchia,
Che cosa hai potuto rubare? Io me lo domando e dico, che cosa? Non lo so, non lo so. Va! Ma no, non vi che io sono generoso, di. Così non te ne vai. Non te ne vai a mani vuote. Ma che mani vuote? Io non ho bisogno della palla della sventola. C'è anche il fucilino. Capito, ma non mi serve. Ma non lo voglio il fucile. Dai. Oh, mamma mia, ma non lo voglio il fucile, cavaliere. Ma guardi che uno fa un'offerta. Ma che offerta? Che ne fai? Ma prendi il fuciletto. Cavaliere, io non lo voglio. Perché io mi stia a sentire. Tu sei un ladrungolo. Il fucilette ti forse servire per qualche rapina. Ma normalmente viene da ridere. Cavaliere, mi stia a sentire. Io vengo qui per sua figlia. Come? Sono innamorato di sua figlia. Che? Come? Quando? Che dice? Che dice lei? E lei perde le notti così, insonne, cascano le fondate, si veste da lombrico. E tutto questo per chi? Per una donna? Per una donna? Per sua figlia. Per mia figlia? Giù le armi. Giù le armi. È il fucilino questo qui. Giù le armi. Ero armato io. Devo le armi. Non mi faccio niente. Venga qua. Cavaliere, mi manda giù. Ma cavaliere, ma lei non è d'accordo sul matrimonio mio con sua figlia? Non è d'accordo. Nemmeno per sogno. Vuole un consiglio? Sì. Un consiglio d'amico? Sì, sì. Amico sincero. Si arruoli nella regione straniera? Io. È pieno di napoletani. Io casco dalle nuvole, io non ci capisco più niente. Ma io è un anno quasi che sono fidanzato con sua figlia, cavaliere. Ma io l'ho compromesso. Ma andiamo. Io l'ho compromesso. Lei? Sì, io l'ho compromesso. Io proprio. No, c'è poco da ridere, cavaliere. Ma lei compromette? Non compromette. Ma dice sul serio? Ma per chi mi ha preso? Ma come con quei connotati? Con questi connotati, perché che c'è di strano? Con quei tratti somatici. Cavaliere, lei mi compromette, offende. Compromette una donna. Che compromette un uomo? Cavaliere. Ma mi faccia il piacere, sia duttile. Con quei tratti somatici. No, cavaliere, no. Ah, io qua vivo in un mondo nuovo, io ho bisogno di spiegare e di chiarire la situazione perché io mi sento impazzito. Ma dove siamo qui? Ma insomma, cavaliere, ma lei si adonta perché io voglio, insomma, è vero, essendo innamorato di sua figlia con le mie ascensioni notturne, insomma, vengo qua per quelle cose là. Sì. Poi si riadonta perché io voglio riparare le mie, insomma, responsabilità e tutte le... Poi si riadonta ancora, ma io tutte queste adonterie, ma io veramente non le concepisco. Ah, sì? Non le concepisco, no. Queste lotterie non le concepisco. Ma che lotteria, adonterie? Venga qua con me. Dove? Dai, venga qua con me. Dove? Vengo qua con me. Vengo qua con me. Lui fa così perché non conosce le donne. Sì? Adesso glielo faccio capire io. Glielo spiego. Sì? Sì. Sì. Va bene. Cavaliere, ma lei fosse pazzo. Ma lei parla con le immagini. Mi fanno diventare pazzo. Chi? Calma, cavaliere. Mi fanno diventare. Calma, cavaliere. Calma, cavaliere. Oh, mio Dio, faccio, cavaliere. Seccala! Seccala! Mi sono seduto, cavaliere. A me mi piange il cuore nel vedere un pezzo di giovane come lei, un magnifico ragazzo che va verso il bar tra l'occhio chiuso. Gesù. Cavaliere, ma è vostra figlia, cavaliere. Sì, lo so. Allora. Sempre di genere femminile. Ma io l'amo, cavaliere. A me mi piace. L'amo. Sì, cavaliere. Mi guardi negli occhi? Sì. Ami gli occhi? L'ama incondizionatamente? Sì, cavaliere. Ama tutto di lei? Mi piace tutto. Mi guardi negli occhi? Mi piace, cavaliere. Tutto? E non ha riscontrato nessun difetto nell'oggetto amato? Ah, ci pensi? Sì. Ma io veramente... Ma sa, ognuno di noi ha sempre dei difetti. Non divaghi, divaghi. Lei sta divagando. No, non divago, ma è questione di in presenza sua. E non so se il padre mi posso permettere. Sì, glielo permetto. Si permette, glielo permetto. E allora ce l'ha. Ah, lo vedi? Sì, ce l'ha. Lo vedi, avevo ragione. Sì, ce l'ha. Ho ragione, ce l'ha. Eureka, evviva, l'ha trovato, il difetto ce l'ha. Super Eureka, il caso non è disperato, il difetto l'ha trovato. Dica, parli chiaramente, si sgravi, si sbottoni. No, cavaliere, qua. Non sono cose importanti, ma sono cose che danno fastidio. Lo dica a lui. Sì, io ringrazio, signore, per questo fatto, per venire qua, pretende che io salga dalla finestra. No, ma andiamo, perché dice che è un tipo romantico.
Ma mi scoccio, mi dà fastidio. Poi mi telefono in clinica. Io ho tanti professori, là. Io ho i moribondi che aspettano, che devono morire. Lei sa come sono i moribondi. Perché? Uno va vicino ai moribondi, ci sa, ma te la trovata fidanzata, muori più tardi. Non è possibile. Non è possibile, se deve morire, deve morire. Poi vuole che io per telefono io mi metta a fare il passerotto. Che? Passerotto? Il passerotto, lei lo sa come sono le fidanzate, no? E tu sei il mio passerotto, io sono la tua passerotta, e fammi cipicip, ovunque, perfino in clinica, ovunque ci si trovi, con tutti quei professori che ti capitano addosso sulle spalle da un momento all'altro. Ah, poi c'è il fatto degli appuntamenti. Lei le conosce le donne quando danno un appuntamento, no? Tutte uguali, a fidanzamento avvenuto. E comincia l'appuntamento. Appuntamenti ai quali le donne si guardano bene dall'arrivare con un lieve ritardo, ma che arrivano addirittura dopo qualche ora. L'uomo disgraziato spesso tende di ribellarsi, ma che deve fare? Finisce così col subire, arrivando magari a dei compromessi con se stesso. Sono le 5:02. L'appuntamento era per le 4:30. Per le 4:30 si intende sempre le 5 circa. E poi questo può darsi che va avanti, gli orologi di strada vanno sempre avanti. Anche il mio, veramente, spesso va avanti. E va bene, mi conviene aspettare. Sai che faccio? Adesso arrivo fino a quell'albero e poi me ne vado. E siamo arrivati pure all'albero, siamo arrivati in maledizione. No, io me ne vado proprio, parola d'onore. Aspettiamo. Quella poi dice che io sono irrequieto, che sono impaziente, che non ho pazienza. Io la conosco. Beh, adesso conto fino a 100. Se non arrivo me ne vado proprio, parola d'onore. Ma che scherziamo, io sono il dottore, ma che scherziamo qua? 1, 2, 3, 4. 86. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95, 95. Ma che guardi? Posso guardare? Sto contando. Sto guardando, che? Guardi, che guardi? Io sono nervoso. Sto contando. Mi lasci in pace, per favore. Madonna mia. Adesso me ne vado, io non gliela faccio più, me ne vado io. La prima bicicletta che passa me ne vado. La prima bicicletta che passa me ne vado. Accidenti. E dimmi. Com'è andata a finire? È venuto l'appuntamento? No, non è venuto. 2 ore e 3 quarti mi fece aspettare quella disgraziata cavaliere. Ah, bene. E te ne farà delle altre. Sì. Lo so, ma io le voglio bene. Io le voglio bene, cavaliere. Sì, mi piace, proprio mi piace. Malgrado tutto. Sì, l'ami. Sì, l'amo, proprio mi piace. Eccolo. Ah, sì. E questo schifo di cravatta? Chi te l'ha regalato? Lei, ma è vero, a me come donna... Finiscila, come donna che... Io lo so come avvengono questi scambi di regali fra fidanzati. Il primo regalo che ti fa una fidanzata è una cravatta. Una cravatta scelta con un gusto squisito. In cambio poi della magnifica pelliccia che noi le regaliamo in occasione del suo compleanno, la donna ci regala un bel cappello. Dici che ne abbiamo tanto bisogno di un bel cappello, perché quello che portiamo è orribile. Naturalmente, per il fidanzamento ufficiale noi uomini regaliamo l'anello con i brillanti. Ma la donna preferisce ricambiare con qualcosa di diverso, una bella pipa per esempio. Viene così il giorno in cui i due fidanzati debbono uscire ognuno con i regali ricevuti dall'altro. Eh sì, il giorno in cui siete usciti dopo le feste, io vi ho visti. Ebbene, ti ho visto. Facevi schifo. Hai schifo! Sì, lei c'ha ragione, cavaliere. È vero, sì, cavaliere, è vero, io le do ragione. Io faccio schifo, io mio me lo merito. Me lo ripeto che faccio schifo, cavaliere. Ma lascia fare. No, cavaliere, me lo ripeto. Ma
vuoi sentire? Sì, la voglio sentire. Ebbene, preparati sì. Acusticamente. Sì, mi preparo. Hai scritto! Oh, grazie. Lascia fare, lascia fare. No, grazie. Vedete un bipede di genere femminile? In che modo riduce un uomo? Perché sono uomo. Ma come non sono uomo? Ma per carità. Sono uomo, non sono uomo. Sì, ma... C'è che lo sai cosa me lo domandi a fare? No, è perché delle volte perdo la fiducia in me stesso, cavaliere. E già che stiamo a questo discorso, io prendo la palla al balzo, cavaliere. Io volevo riparare le mie responsabilità, ma che, per carità, io devo dire la verità, sua figlia è scocciante. Ma proprio mi ha scocciato. Ma non se ne... E tu l'ami? Che l'amo, cavaliere, che l'amo. Diciamo la verità, io l'avrei sposata perché quella sua figlia è buona. No, come ti permetti? No, voglio dire che... Davanti ai genitori ti permetti di dire che... Il genitore mazzato. Io? Sì? Il genitore, sì, mi ha aizzato il genitore. Io ho aizzato. E il naso, qui. Ho aizzato il naso. No, il naso ferito dell'autobus, è stata lei, ha provocato una lite. Creda pure, cavaliere, creda pure che il 90% delle lite filotranviarie sono dovute alle donne. Solo alle donne. Piano, un momento. Ma che maniere sono queste? Ti attento. Un momento. Fusi, un cono, Fusi. Hai visto, mi tocca. Mi stava toccando. Ma insomma, dimmi, ti pare possibile? Oh, ma guarda. Che roba. Signori. Il piede. Ma non hai visto che mi ha fatto quello? Già tu non vedi mai niente. Va bene. Davvero? Ma toccato i seni. Sì, qua, guarda. Il seno? Il sinistro. Guarda sto ma sai toccato. Che non l'ho mica fatta apposta? Ah, sì, non l'ha fatta apposta, perché nessuno lo fa mai apposta. Intanto gli altri toccano, capisci? Entrambi toccano. Va bene, ma toccano. Quando io ero fidanzata con Ernesto, nessuno si azzardava a toccarmi con un dito, capisci? E dai, Ernesto, sempre Ernesto. Ernesto era un pezzo d'uomo, era fesso, ma era alto. E poi io non ho visto niente. Eh già, ma tu non vedi mai niente, perché tu sei così, capisci? Nelle nuvole. Va bene, ma con questo non sarà stata colpa sua. Anzi, la colpa è mia, vero? Avanti, se tu non sai difendere la tua fidanzata, non devi portarla in giro, capisci? Va bene, ma se non lo sai fare. Adesso smettila, per favore. Ah, sì, hai paura che ti senta sto disgraziato pappagallo. Pappagallo? Che c'è, un pappagallo? Sì, pappagallo, capito? Pappagallo. Ma scusi, ce l'ha con me lei? Beh, non senti, non gli dici niente? Sì, ce l'ho proprio con lei, sa. Lei deve tenere le mani a posto, ha capito? Cosa ha detto, scusi? Cosa? Deve tenere le mani a posto, ha capito? A quali mani? Quali mani va cercando lei da me? Quali mani? Non ci siamo capiti benissimo. No, non ci siamo capiti per niente. Mi dirà anche il bacio, Ma che dico, ed io un po' il fatto tuo a questo. Sentala, smetta, altrimenti la butto alla finestra. A me? A lei? Ma no, non ti compromettere. Ai, questa ma mannaggia. Ma non ti compromettere. Lasciami. A me non questa mannaggia. Oddio, questa mannaggia. Ma capito? E a chi aspetti a lasciarla? No, io la lascio, la lascerò. Ma che mi importa? Io baderò seriamente alla mia professione. Ai miei malati che agognano di avere il mio conforto, le mie cure. Un rumore. È sua figlia. E noi è sua figliella, non mi ha visto venire. Adesso mi viene a cercare. Oddio, capito? Dove mi nascondi? Dove ci nascondiamo? Qui. Ma noi ci entriamo qua, siamo in due. Questa parte. Che faccio? Che devo fare? Sto cercando un cacciavite perché voglio accomodare la sveglia. Un cacciavite? Sei sicuro? Sicurissimo. Oh, dimmi una cosa, piuttosto tu, che cosa vieni a fare a queste ore antediluviane qua sopra? Niente, ero stanca e sono venuta a prendere una boccata d'aria, perché sì, è proibito... Veniamo a prendere una boccata d'aria? Invece di venire qualche volta qua sopra e togliere un po' di polvere, che la roba si deteriora. Vedi la polvere che c'è qua sopra, la vedi? La vedi? Cosa c'è? E qua? Sono raffreddato. La polvere del naso mi ha fatto raffreddare. Grazie, cavaliere. Mi avete salvato. Sciocchezze fra di noi uomini. Omertà. Sì. Tranquillo. Piano. Lei si credeva che io me la sposavo. Anzi, stava fresco. Andiamo. Qui. Faccia presto che mia figlia la vede. L'ha vista. La vede.
ragazzi in amore che è caduto nella fontana. Sì, Ma papà, lo sai che è già luna di notte? E beh, e con questo? Piuttosto tu perché non ritorni a letto, Niente, io lo so che non avevo sonno. E neanche io sono. Piuttosto non capisco. Piuttosto che cosa non capisco? Che cosa non capisco? Che cosa non... Niente, la verità è che voi uomini siete tutti dei bugiardi e io che me l'ho messa pure la vestaglia nuova. Capirà? Il nervosetto la bimba, Non c'è niente da fare. Le donne sono fatte così. Guardate per esempio mia figlia, come ha complicato un semplicissimo e normalissimo appuntamento col fidanzato. Le donne sono fatte così, non c'è niente da fare. Se non complicano le cose, non sono contento. Io, per esempio, la donna più complicata della mia vita, l'ho conosciuta tanti anni fa. C'era ancora la guerra. Ricordo che ci davamo appuntamento in un caffè. Ma si trattava di una donnina di classe. Ci eravamo conosciuti al mare, a Ostia. Mi fai accendere? Ma non vedi che sto preparandomi per andare alla rivista? Ma purtroppo si trattava di una di quelle benedette donne che vivono nel continuo timore di compromettersi, che si mimetizzano sotto una rete di astuzie, di finte, di stratagemmi. Cara, sto qua. Voltare. Non sapevo che ci fosse tanta gente. Ma qui non ti conosce nessuno. Lo so, ma non vorrei compromettermi. Sai, se qualcuno ci vedesse insieme, se mio marito sapesse, lui è talmente geloso che non so cosa farebbe. Amore? Sì? Mi vuoi bene? Oh, tanto. E tu? Infinitamente. Io penso sempre a te. Anch'io penso sempre a te, ma di nascosto. Cara, vuoi dare un bacio? Oh, sì. Stava qua. Visto che non ci potevamo mai baciare, decidemmo di darci appuntamento alla stazione. E alla stazione tutti possono abbracciarsi e baciarsi, nessuno ci bada. Ciao, cara. Ciao. Senti, si può sapere ieri perché mi hai dato uno schiaffo? La moglie di un collega di lui, capisci? Passava da quelle parti, ci aveva visti insieme. E vabbè, gli potevi dire che si era sbagliata, no? No, per fortuna mi ero sbagliata io, non era la moglie del collega. E mi hai dato uno schiaffo. Sciocchezze. Senti, già che siamo alla stazione, possiamo anche baciarci, no? Ma che sei matto? Aspetta che parte un treno, no? Signore in vettura, signori. Signore in vettura. Ah, finalmente sono tanto felice. Che c'è? Zitto. Non ti voltare, Oddio, che c'è? Un amico di mio marito. Ah, sì? Sì. Beh, sei sicura? Sì, sono sicura. No, come? No, non ti sarei mica sbagliata come l'altra volta? No, no,
No. E allora dammi lo schiaffo. Sì, fai lo spiritoso. Fai finta di partire, fai finta di essere mio fratello. Ma ci scherziamo, dico. Ma mi vuoi compromettere? Ma questo parte sul serio. Ma no, ma su, scendi alla prima stazione. Questo parte sul serio. Ma vai. Oh, su, su. Ciao. Vai. Vai. Buongiorno. Ciao, fratellino. Saluta la mamma, eh. Sì, ciao. Purtroppo ero capitato in un treno piombato di detenuti politici diretti in Germania ad un campo di concentramento. Hinein! Hinein! Rinn! Mia moglie, per fortuna, non seppe mai la vera causa della mia eroica prigionia. La verità è che noi, quando tradiamo nostra moglie, incappiamo quasi sempre in una donna che fa le vendette della tradita. Prendete per esempio la classica occasione che mette un marito sulla strada della infedeltà coniugale. La partenza della famiglia per la villeggiatura. Il marito rimasto solo e impaziente di sfrenate avventure. Egli è sicuro che c'è un esercito di provocanti donnine pronte a rallegrarlo. Fu così, per esempio, che quest'estate, mentre mia moglie era a fare i bagni a Sinicaglia, dico Sinicaglia, io fatalmente finì là dove finiscono tutti i commessi viaggiatori e i mariti soli che, alle 10 di sera, fanno l'ultimo tentativo di divertirsi ad ogni costo. Preferisce star solo oppure in compagnia? In dolce compagnia. Sì, sì, perché no? Vediamo. Non dimenticare che t'ho voluto tanto bene. Forse nel mio cuore puoi trovare ancora tanto e tanto amore. Se ci separò, se ci allontanò l'ala del destino, non ho colpa no, e mi sentirò sempre a te vicino. Non dimenticare che t'ho voluto tanto bene. Forse nel mio cuore puoi trovare ancora tanto e tanto amore. Prego, cotillon. Cotillon? Ah, grazie. Grazie. Cotillon? Come sono carini. Oh, perbacco. Cucù. Voglio vedere come le sta. Benissimo. Benissimo. Prende qualche cosa? Un caffè, un'aranciata, una bibita?
Diamo un po' di champagne, no? Champagne? E ce l'avranno queste? Ma sì, sì. Luigi, una bottiglia del solito. Beh, una bottiglia, non esageriamo, una bottiglietta basta. Una bottiglia? Luigi! Comandi? E quanto costa? 8.000. Il tango, no, è troppo lento. È giusto, ci vuole allegria. Olè! Ma che sei nato, mi avrei chiamato occhio? Io no, scusa tanto. No, no. Tu somigli tutto al mio primo amore. Io? Veramente? Allora era un bell'uomo. Ma tutto lui. Brutto disgraziato vigliacco. Io? No, lui. Ha rovinato la vita. Adesso sta in galera e gli sta bene. Io ero un artista. Lavoravo sul teatro con Rasci. Per Bacco? Doveva andare in America, ma avevano fatto perfino un provino. Con la scusa che dovevamo sposare. Lavorava in esportazione. Mm-hmm. Adesso è finito in galera. E dove sta? A Procida. Fa le cavallucci di legno e ogni tanto mi scrive. Coraggio, coraggio, coraggio. Ce la facciamo questa zambetta? No, la samba no, è troppo veloce. Mi fanno così male i piedi. Figlia mia. Vieni qua. Che c'è? Che c'è? Lo sai che sei simpatico? Come hai detto? Sei proprio simpatico. Buon gustaia. Con te posso parlare, mi posso sfogare. Ma sì. Sfogati, figliola mia, sfogati. Mia madre stanno per buttarla fuori di casa. E stamani ho ricevuto una lettera. Sta male. Chi? Otelluccio. E chi è Otelluccio? È un ragazzino mio. Ha avuto gli orecchioni. Abita con certi parenti vicino Viterbo. Mi dispiace. Io quando mi dispiace. C'è un figlio. Ha 5 anni e mezzo. Oh. Lo vuoi vedere? Sì. Sì, lo voglio vedere, lo voglio vedere. Oh, che bello. È sviluppata? Sviluppata. C'ha pure la barba. Ma questo è mio fratello. Ah già, volevo dire 5 anni con la barba. Non mi sembra una cosa possibile. È disoccupato. Lavorava ai mercati generali. Sì. Oh. Poi gli hanno fregato il furgoncino e... Adesso ho 3 figli da mantenere. Oh, povero bambino. A 5 anni già 3 figli da mantenere. Ma no, parlo di mio fratello. Questo qui se l'assomigliano però. E tua zia? Quale zia? Ci sarà una zia malata paralitica, no? Ci deve essere una zia malata. Ma no, mia zia è rimbambita. Sono stati i bombardamenti. Che famiglia disgraziata. Ingiustizia. E tu come sei tu? Abilita. Senti la rumba. Sì. Piace. Non sentite, non ti ho detto niente per non farti impressione. Vuoi ballare? Sì, a me la rumba mi commuove. Allora andiamo. Adelante muchachos, ole, vamos a bailar la rumba. Adelante muchachos, ole, rumba muchachos.
telefonato tuo cugino, tua madre l'ha buttata fuori dal letto e gli ha messo i mobili in tua strada. 80 anni, pensaci tu. Ciao, Coco, sarà per un'altra volta. Che ci vuoi fare? A noi! Botteco, sei matto, ho avuto la pleurite, mi dai le botte in la schiena. E queste te le chiamano donnine allegre, quelle con le quali dovresti fare le orge, i baccalali. E non è meglio passare una nottata al cimitero, almeno da fare quattro chiacchiere con i morti, due risate con i defunti. Cavaliere, chi va là? Questo deve essere il mio dirimpettaio. Con permesso. Cavaliere! Cavaliere, ma che facciamo? Che c'è? Il telefono, è un'ora che ho occupato. Io poco fa mi sono fatto male alla schiena e ho bisogno di chiamare un dottore, ma non riesco a parlare. Mi faccia la cortesia. Ah, il duplex. Sarà mia figlia che sta telefonando col fidanzato. Che vuoi fare? Dimmi, Pascherotto. Non posso. Dai, dimmi, Pascherotto. No, non posso. Guarda, se non me lo dici, riattacco e non ti guardo più. Pascherottino mio. Pascherottino mio. Pascherottino mio. Ma no, ma che c'entra? No. No, è che io... se ne va un altro. No, ma sì, tesoro, ma io te lo dico, ma sei rotto, che sei rottino mio. Ma come si fa a dire certe cose quando c'è qualcuno che se ne va? Uno che passa, è passato. Sì, ma no. E adesso dimmi cipicipi. Cipicipi, dai, dimmelo. Dai. Mirella! Serve il telefono. Papà, ho finito. Dai, dimmi cipicipi. Va bene, te lo dico. Sei il mio cipicipi. Tesoro, sei il mio cipicipi. Ti piace? Il mio cipicipi. Sei il mio cipicipi. Sì. Mi scusi, professore, il commendatore cipicipi. Sì, mi ricordo il commendatore cipicipi. Ma che commendatore? Che dici, cretino? È un pomocino quello lì, è tanto chiaro che si vede una suppostilla. Dopo la suppostilla, no. Ma insomma, chi è che sta telefonando? No, niente. È quel disgraziato del fidanzato di mia figlia. Io volevo salvarlo. Si è rimesso a telefonare. E allora? E allora fra una quindicina di minuti avranno finito di telefonare. Ma al massimo 2 ore. 3 ore, va, proprio per essere... concisi. Filippo! Aiuto! Oddio, che paura. Che spavento. Qui stai, ma che fai? Ma hai fatto prendere una paura, mi sveglio e non ci sei. T'aspetta, non torni, ti cerco per casa, stai in soffitta. Ma perché? Sì, in soffitta. Ma che fai qui? Che faccio? Per leggere il mio libro giallo. Oh, no. Voglio sapere chi è stato che ha ucciso Lord Bruno. Se non lo dicevi, te lo raccontavo, no? È stato il barone. No, sì, è stato il barone. Ma l'hai detto. Perché me l'ha detto? Perché? Che mi dicevo io? È venuto lei e mi ha rovinato tutto. E con chi parli adesso? No, riesco a farmi, faccio un soliloquio. Il soliloquio, fa, anche il soliloquio. Sai cosa c'è di nuovo? Cosa c'è? Stai fermo con le mani. Che vuoi? Sai cosa c'è di nuovo? Che sono su. Ah, tu. Sì, sono su. Io vengo qua sopra alla notte per leggermi un libricino e tu vieni a rovinarmi tutto. Ah, sì, e tu notte tempo mi sfuggi. Ti sfuggo notte tempo perché non ti posso sfuggire giorno tempo. Ah, sì, Stai fermo con le mani, rispettami. Sai cosa ti dico io? Che tu sei prepotente maligno, non solo, ma sei anche un ipocrita. E siccome mi sono stufata, io torno da mia madre. Ah, sì, Cocco. Sì. L'ho detto. Ecco. Ti mi era sembrato di sentire che tu volessi tornare da tua madre. Sì, signore, hai sentito benissimo. Io torno da mia madre. Torna da tua madre. Sì. Porralo, torna dalla madre. Torna dalla madre. A chi torna mia moglie? Alla madre! Alla madre!
fai? Ti aiuto. Sei contenta, eh? Sì, che me ne vada da mia madre? Sì. E se tu sapessi quanto sono contenta io di farla finita dopo 20 anni di questo strazio? Strazio, ho detto, strazio! Ma davvero, Filippo, ma tu credi di essere il solo scocciato, schifato, martire? Ah, io non valgo più niente come moglie, eh? Perché sono imbruttita, sono ingrassata, sono invecchiata, eh? Non eccepisco. E già sei bello, te sei bello, quando giri per la casa in mutande. Voi altri uomini vorreste che tutte le donne fossero Ava Gardner. E poi girate per casa in mutande, con la canottiera larga, eh? Filippo, a te piace Ava Gardner? A me piace Gregory Peck! Io vorrei sapere, voi altre donne, che cosa ci trovate in questo Gregorio Pecco? Lo so io cosa ci troviamo in Gregory Peck. Yeah, guarda, guarda cosa comprano di nascosto. Ecco qua, le belle donnine, la letteratura che preferite voi. Cosa direste se ci mettessimo a far collezione delle riviste dove ci sono gli uomini forzuti, quelli che stanno così, eh? Guarda un po' però. Guarda. Questa è importante. Mm. Questa vale 6 Gregory Peck. Oh, sì. E poi comunque falla la collezione degli uomini forzuti, ah, che a me me ne fischia un fico secco. Ah, sì, eh? Me ne infischia un fico secco. Adesso? Adesso non te ne infischia un fico secco, ma una volta quando ero giovane e veloce, allora sì che ti importava. Adesso sono grassa, ma una volta, caro mio, piacevo. Sì, tu. Ma va là, va là. Ma va là, va là, va là. Va là, va là. E questo tanti va là, hai capito? No, non mi rispondere così perché ti faccio vedere, ti faccio vedere io di solo. Con questi malalà, capisce? E te lo ripeto ancora, sai? Va là, va là, va là. Cosa fai? Questo non l'hai portato di casa? Beh, non l'hai regalato a me? Perché noi donne, quando c'è una ricorrenza, regaliamo un cappello, una tipa, una cravatta. E invece voi altri, dopo sposati, cosa regalate? Una pentola col fischio, l'aspirapolvere, le posate, tutta roba che serve per la casa. Per non far mancare nulla alla famiglia. Già, per non far mancare nulla alla famiglia, con quelle 1000 lire al giorno che ci date. Ma perché dici 1000 lire al giorno che ci date? Perché come dovrei dire? Dai valore alla moneta, che la moneta ha valore. E allora? Quelle 1000 lire, quelle 1000 lire. Quelle 1000 lire che ci date ci deve bastare per tutto, per la spesa, per le scarpe, per il tram. E poi, come mai? Hai già finito i soldi, se ti ho dato ieri 1000 lire. E qui il denaro si sperpera. Già, perché al bar, voi, con gli amici, il denaro invece lo sperperate. Non ricominciamo con gli amici, non ti permetto di ricominciare con gli amici, sai? Sì, signore, che ricomincio, perché con gli amici siete sempre allegri, beati, fate gli spiritosi, venite a casa un muso così. E noi altri, allora che siamo tutto il giorno a casa sole, con chi dobbiamo parlare? Con la bambino? O ci dobbiamo tagliare la lingua? Magari! Magari! Cosa credete che quello che raccontate voi sia interessante? Ma lo volete capire una volta per sempre che a noi di morte e di coppie non ce ne frega niente, ma niente, niente! Non bestemmiare! Niente. Maledetta, ah, cosa dici? Maledetta, il vostro protettore è Andrew, il nostro è Lucrezia Borgia, chi è? Sì, Lucrezia Borgia, l'hai detto! Lucrezia Borgia è il vostro simbolo, ma a te però non t'è mai riuscito a avvelenarmi! Che? Hai capito? In fondo a pranzo hai sempre fatto quello che piace a me! Quello che piace a me! Ah sì? E allora sai che ti dico? Che cosa? Che tu sei pure fesso! Io mangio solo carne di vitello, massimo di vitellone! Con 1000 lire al giorno! Filippo, tu da 20 anni mangi carne di cavallo! Oh! No! Dimmi che non è vero! Sì. Giovanna, dimmi che hai mentito per no, la gola! No. Oddio, la carne guida! La carne guida, che schifo! Che schifo! Non solo, ma nel vino ti ci ho sempre messo l'acqua! Sì, però tu ignori che io ogni giorno andavo qui sotto dal vinaio e mi facevo un bel quartino alla facciaccia tua! E tu non lo sai che io mi ero messo d'accordo col vinaio, ti faceva pagare di più e il sabato mi dava un bel fiasco gratis! E così ti facevo pure risparmiare! Pensa quanti sacrifici ho fatto per niente io. Tieni, prendi per esempio la coscia del pollo. Sono 20 anni che io non mangio una coscia di pollo. Già, perché il marito deve scegliere i bocconi migliori, eh? Capisce? Si capisce? È una prerogativa maschile. Già, e alla moglie invece piace soltanto il collo, la testa, le zampe del pollo. No, già che ti ho detto tutto stasera, ti voglio dire anche questo. A me piace solo la coscia del pollo. No. Adesso vado via. L'ho detto, vado via, lasciami passare. Vuoi andare proprio via? Sì, tanto porto via soltanto sti 4 stracci, non c'è niente, roba da 2 soldi. Lasciami passare. Però ti porti via anche il braccialetto d'oro? Eh? Oro? Questo è ottone. Ottone? Ma che ottone? Ottone e ottone.
Quelli sono 80 grammi d'oro. Sì, era oro. Ti ricordi di quando sei stata un mese e mezzo a letto col tipo e non si sapeva come fare a tirare avanti? Ecco qua, come siamo andati avanti. L'ho venduto, non ti ho detto niente per non farti un dispiacere e poi l'ho fatto far dottore. Tieni, adesso te lo puoi anche tenere. Sono comparsi innanzi a me, ufficiale dello Stato civile, per essere uniti in matrimonio. Prego ascoltare la lettura degli articoli del Codice Civile che regolano i rapporti dei coniugi fra loro. Articolo 143. Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza. Articolo 144. Il marito è il capo della famiglia. Signorina Mirella Scaparro, vuol prendere in marito il signor Paolo Desideri? Sì. E lei, signor Paolo Desideri, vuol prendere in moglie la signorina Mirella Scaparro? Sì. I signori testimoni hanno udito la risposta affermativa degli sposi? Sì. In nome della legge vi dichiaro uniti in matrimonio. Grazie. Ecco, caro, le vere. Prego, caro. Ecco, la mia. Ecco, arrivederci, perché abbiamo la camera già prenotata in albergo. Camera, andiamo a sorreggio. Un momento, bisogna firmare. Non ho la penna, si può firmare un altro giorno. Adesso, eccolo qua. Ah, bello. Dunque, col matrimonio di Mirella, ogni rapporto tra voi e mia figlia cessa. Non eccepisco, signora madre. E siccome noi non ci vedremo mai più, per forza, data la vostra età, è opportuno che ogni pendenza finisca tra noi. Esatto. Avanti. Esatto. Vieni, questa mi era rimasta nella valigia la sera che andai via da casa. Il mio pennello della barba? Tieni anche questo. Le calze svizzere, quelle con i buchi? No, te le ho ramendate. Le mie bretelle! Era un pezzo che io le cercavo. Ah, se ne sapessi cosa significa un paio di bretellacce vecchie per un uomo, bello che aderiscono su. Grazie. Anch'io vorrei restituirti qualche cosa. Un oggetto che mi lasciasti la sera che andasti via, ricordi? Tieni. Sì, me lo ridai perché sai che non vale niente. No, è oro. È oro. L'ho fatto rifare per te. Quello che non vale niente invece è questo. Ma forse per me vale più di quello lì. Non c'è altro, è tutto fatto, tutto pronto, tutto definito. Viva Dio! Grazie, Stefano. Tu sei papà e la mamma? Ah, già. Ciao, mamma. Ciao. Mamma, lasciami raccomando. Dottore, è nelle sue mani. Nelle mie mani, papà. Nelle sue mani, eh? Nelle mie mani, papà. Ciao. Papà, dove andiamo? Andiamo. Facciamo così. Avete visto? Noi uomini lottiamo, ma alla fine vincono sempre le donne. Che ci vuoi fare?